Rotonda sul finire dell'Ottocento non appariva, era completamente nascosta. C'era una serie di casupole che a partire dalla torre dell'orologio faceva corona attorno alla rotonda e si collegava con le case che facevano da confine alla via. La rotonda di San Lorenzo faceva parte del ghetto, è una storia un po' strana. Quando il duca Vincenzo I stabilì di istituire il ghetto degli ebrei, non si preoccupò se nell'area destinata agli ebrei c'erano anche edifici cristiani. La zona della rotonda era proprio il cuore del mercato ebraico a Mantovano e la rotonda era stata destinata a deposito. Dai documenti si può immaginare che l'interno della rotonda fosse divisa in settori, in spicchi, in cui ciascuno deponeva le proprie mercanzie. Attorno alla rotonda invece sono sorte poi tante piccole abitazioni che l'hanno poi mascherata completamente e le persone che vi abitavano erano le persone di condizione forse più umile, più bassa di quelle nel ghetto. Molto probabilmente ne ignoravano anche l'origine, avevano a che fare con dei muri e questi muri non avevano nulla che facesse pensare a una chiesa. Nel 1906 succede che l'amministrazione comunale di Mantova decide di rinnovare un po' l'aspetto cittadino, soprattutto in quel quartiere che col passare dei secoli era andato in